Perché dobbiamo curare i denti da latte, dato che poi verranno sostituiti molti anni dopo dai denti permanenti? È importante curarli e proteggerli proprio per evitare rischi seri sullo sviluppo dentale e funzionale dei pazienti in crescita. Il nostro organismo funziona con meccanismi ben precisi e se alcuni equilibri vengono alterati si possono avere delle conseguenze molto rilevanti. Se i denti da latte si cariano, infatti, oltre alla sintomatologia dolorosa, alla litosi e al danno di tipo estetico, spesso i pazienti non si chiedono quali siano le conseguenze che si possono verificare se una carie non viene curata o ancor meglio prevenuta. La progressiva demineralizzazione dello smalto, causata dai batteri responsabili della carie, determina una sempre più grave perdita di sostanza dentale, che andrà a portare a complicanze molto gravi come pulpiti, ascessi, cisti, granulomi, per le quali dovremo ricorrere poi a terapie specifiche di tipo farmacologico, ma soprattutto operativo. Queste tipo di terapie sono ovviamente delicate perché si va a intervenire su un piccolo paziente, come otturazioni, devitalizzazioni e talvolta anche estrazioni, comportando quindi la perdita prematura del dente di latte, che andrà poi a portare a una conseguente riduzione dello spazio per far erompere in maniera corretta i denti definitivi, causando quindi importanti alterazioni a carico della masticazione e dell'allineamento dentale. I molari da latte, ad esempio, erompono intorno ai 24 mesi e cadono intorno agli 11-12 anni, ed è fondamentale mantenerli in arcata fino a quel momento. Ed è quindi molto importante che i bambini e gli adolescenti si sottopongano a controlli periodici dal dentista. Dentista che deve avere una specifica preparazione per affrontare questo tipo di problematiche. Mi raccomando, la cura della bocca si comincia da piccoli.